Patrizio Ruscio, 60 anni, ragioniere, figlio di Ottavina Maestripieri, la novantenne, trovata morta la mattina di giovedì 1 giugno nel suo appartamento di via Monteverdi a Pistoia, ha dato incarico stamani al suo legale, l'avvocato Francesco Stefani, di chiedere ai pubblici ministeri, titolari delle indagini, un nuovo interrogatorio. Ruscio, fin dalle prime ore, è indagato di omicidio volontario. Chiederemo un nuovo interrogatorio. Ho già fatto presente questo ai pubblici ministeri poco fa e i pubblici ministeri dovrebbero fissare la data dell'interrogatorio per i primi della prossima settimana. Spero in quella circostanza che l'indagato riferisca tutto quello che sa in modo tale che si possa effettivamente capire come si sono svolti i fatti nell'interesse dello stesso indagato. Ecco, questo lascia pensare che ci sia una svolta anche nelle indagini, ma soprattutto dal punto di vista della difesa. Io penso che all'esito di questo interrogatorio ci sarà sicuramente una svolta, in un senso o nell'altro, perché sono sicuro, per come si è posto il mio assistito negli ultimi giorni, che vi sia una fortissima volontà di spiegare tutto quanto e quindi dirà quello che sa, quello che è accaduto e quindi certamente ne sapremo di più all'esito dell'interrogatorio. Stamani è stato affidato l'incarico al tecnico del tribunale di effettuare la perizia su computer e cellulari del figlio della vittima. Esattamente, il consulente del pubblico ministero si è preso 15 giorni di tempo per poter effettuare la copia forense. Ritengo che sia un accertamento tecnico molto utile per il fatto che dall'analisi completa dei computer e dei cellulari dovrebbero emergere tutta una serie di rapporti che Ruscio aveva con soggetti che evidentemente esercitavano pressione nei suoi confronti per avere delle somme di denaro.